Ciao a tutti, sono Sandro 2011, facciamo un video su Gryphantas sulla nostra guilda YouTube Sandro 2011. Oggi è martedì, sono iniziate le spedizioni e invece sono finiti i campi e quindi dobbiamo vedere i risultati. Vediamo prima di andare alle spedizioni, vediamo subito i risultati. Dovremmo essere stati secondi nelle spedizioni e secondi nei campi, quindi abbastanza bene. Vediamo. Beh, le spedizioni qui non lo vediamo il risultato. Comunque sì, siamo stati secondi, avevo controllato questa mattina prima che iniziassero i nuovi campi. E queste sono le nuove spedizioni. In questo momento siamo terzi, poi torniamo, approfondiamo la situazione. Andiamo invece a vedere nei campi. Nei campi, ecco, la Logita ha guadagnato 100 punti. Eccoci qui, siamo stati secondi, siamo andati bene. A molta distanza dalla prima, però insomma abbiamo tenuto bene il secondo posto e sono contento, sono soddisfatto. Possiamo andare a vedere la graduatoria a questo punto, per prima cosa. In una chat io avevo segnato la graduatoria precedente, vediamo se la ritroviamo nelle chat di Gilda. Classifica Gilda, eccola qui, questa era la classifica del 13 gennaio. Oggi è il... Che giorno è oggi? Stavo vedendo su un orologio, ma si è azzerata la data. Comunque, questa era la volta scorsa, alla fine dei campi scorsi. Andiamo a vedere direttamente la situazione attuale. Siamo 166, me lo appunto così lo scriviamo nella chat. 166, prestigio 10.384 e livello 28. Ecco, eravamo 208, quindi siamo saliti abbastanza in graduatoria. Scriviamolo. Oggi che giorno è? Non me lo ricordo. Che ecco, 19 gennaio. Ma 19 gennaio? Ah, perché io l'ho segnato, quindi questo non era la fine dei campi. Era già passato un po' di tempo, però era durante i campi, ma non l'avevo segnato all'inizio e quindi l'ho segnato dopo. Quindi qui possiamo scrivere 19 gennaio. Abbiamo detto classifica 166. Prestigio 10.384. E livello 28, siamo saliti a livello nuovo. Andiamo subito a vedere questo nuovo livello che cosa ci dà. Ecco livello 28, 3 punti forti, non so quanti ce ne dava, ne avevamo già 3 a livello prima. Ma di fatto questo livello 28 ci ha aumentato soltanto il prestigio che ci serve per la classifica e il punteggio, il bonus di supporto che serve nelle GVG. Comunque adesso siamo a 14% di riduzione del tempo del arruolamento, 3 punti forti e 7% di riduzione dei costi. E al prossimo livello passeremo al 16% di riduzione dei tempi di arruolamento a livello 29. Per arrivare a un altro punto forte dobbiamo arrivare, eccolo qui, al livello 34. Beh, ci vuole ancora un po' di tempo. Comunque, tornando alla classifica, insomma, devo dire che cominciamo a essere una gilda importante. Insomma, 166 su 3.500 gilde. È chiaro che le ultime sono tutte gilde, ecco, di un solo membro, prestigio 0, livello 0, sono gilde sostanzialmente inesistenti, però insomma 166 cominciamo a trovarci in mezzo a gilde di una certa serietà. Insomma, aver cominciato così da poco, tutto sommato sono abbastanza soddisfatto. E vediamo anche un'altra cosa, siamo in Lega Oro. Andiamo a vedere quanti punti Lega abbiamo. Abbiamo 538 punti Lega. Per passare alla Lega Platino dobbiamo arrivare a 6,51. Quindi basta che facciamo 100, 100. Ah, già con 125 passeremmo. 120, sì. Quindi con 125 passeremo e vediamo. Dipende il punteggio che si fa, non solo la graduatoria, ma anche da quante gilde troviamo nei campi. Insomma, cominciamo ad avere qualche possibilità anche di andare in Lega Platino, sarebbe una bella cosa. Ieri era lunedì e quindi andavano espulsi i giocatori con il pallino rosso.
Io ho visto questa mattina, subito prima che iniziassero i campi, e non ce n'erano. Non so se li avete espulsi voi ieri sera. Vedete, qui non ci sono pallini rossi, c'è un pallino giallo. Speriamo che non diventi rosso. E andiamo subito a vedere allora nella cronologia. Vediamo subito l'evento di Gilda. Ieri sì, allora le espulsioni sono state fatte da Gerla. Grazie a Gerla che ti sei preso questo incarico. Erlungagnone ha abbandonato la Gilda, era entrato domenica, quindi non ho fatto in tempo neanche a salutarlo. E lui è uscito da solo. È entrato Whitehood. Benvenuto Whitehood. E sono usciti Max Primo, Meg, Elio e Sweaty è entrato e uscito subito. Quindi insomma qualcuno è uscito, qualcuno è entrato. Mi dispiace per Meg e Elio che erano quasi giocatori storici della nostra gilda. Però è così in tutte le gilde, c'è sempre chi entra e chi esce. Vediamo la cronologia adesso non solo per la gilda. Abbellimenti, Liam ha iniziato Ark, complimenti Liam. Il goniometro è entrato nella gilda. Pinsky ci ha saccheggiato, ogni tanto lo fa e così via. Va bene, e andiamo a vedere la chat direttamente. Allora, vediamo dove eravamo arrivati. Ho perso parecchi messaggi. Ma tutto è entrato, ciao a tutti, forse questo l'abbiamo visto. Sono interessata, interessa qualcuno Arco, sono interessata ai progetti. Ah, è entrato il Lungagnone, ma allora forse già prima dovevo vedere. Questi non me li ricordo. Questi sì, già con la cellulare. Buongiorno, buongiorno, ecco il Lungagnone è entrato. Buonasera, benvenuto, ciao, sono venuto per fan di Sanno e guardo i suoi video. Ciao mamma, sono su YouTube. Lungagnone, però non hai fatto in tempo a farti salutare che già te ne sei andato. Ma eri venuto soltanto per dare un po' di posizioni su Ark? Whitehood è entrato, ciao Whitehood. Ciao ciao, interessa a qualcuno Ark? Interesserebbe. Sono interessato ai progetti. È un Ark, ma se apro mi vengono esterni. Se volete le prime posizioni riuscite a coprire con i vostri punti? Beh, siamo tutti piccolini, qui è un po' un problema. Ark 73. Siete messi maluccio con la tesoreria, ma veramente ne fate. Tu hai il castello di Meggi. Ok, va bene. Lungagnone, sei venuto, vuoi decidere tu nella gilda? Allora, questa è una gilda, come ho detto, fatta soprattutto per fare video YouTube. Io gestisco gilde in altri mondi, non ho tantissimo tempo di farlo, ho dato alcuni incarichi di leader, però siamo tutti piccolini e quindi molte cose non c'è un responsabile. Il responsabile sono io, ma anche per i campi siamo ancora in leghe basse, non è che c'è necessità di qualcuno che dia tutte le indicazioni. Si va verso il centro. C'è poco da decidere. Ok. Una sera, quando si usa la risoluzione della città e tutti gli edifici vanno all'inventario, poi rimettendolo, visto che non è possibile lasciare all'inventario gli edifici super, sì, si deve rimettere tutto, è vero. L'inventario, anzi, una volta non c'è, non nell'inventario, attenzione, è un magazzino fatto apposta per la ricostruzione. L'inventario è un'altra cosa, l'inventario è dove stanno edifici, beni che sono stati vinti ma non sono mai stati messi nella città, per chiarirci. Questo è l'inventario e queste sono cose che io non ho mai messo nella città e se le metto nella città per rimetterle qui devo usare un immagazzino edificio. Invece quello della ricostruzione di cui parlavi tu, se io vado in modalità ricostruzione, eccolo, menu ricostruzione, in questo momento è vuoto e qui ci posso mettere tutti gli edifici della città, ma qui finché non li levo non posso, finché non li levo posso tornare alla città, ma la città non è modificata, quindi soltanto quando ho deciso di mettere tutto a posto posso, ma devo aver svuotato completamente questo che non si chiama inventario, comunque devo aver levato tutti questi edifici e posso modificare la città, quindi non posso lasciarli qui dentro, posso metterli in inventario con il magazzino edificio, che il magazzino edificio ha un costo, era abbastanza raro, quindi non conviene insomma farlo se non in situazioni particolari. Cancelliamo le modifiche.
Ah, scusate, torniamo alla chat. Eravamo arrivati a domenica alle 21 e qualcosa, se non sbaglio. Sandro c'è, non gioca molto. Io te l'ho detto, Lungagnone, gioco, ma ogni 2-3 giorni mi collego per fare il video sostanzialmente. Buongiorno a tutti. Come vuole Sandro, i giocatori con bollino rosso sono stati espulsi, grazie Gerla. Vabbè, chi entra, chi esce, benvenuto cognometro, buongiorno, sono riuscito ad arrivare ai progetti per ARC, buongiorno, ok. E il solito di problema del livello 2 e 3 delle spedizioni, come mai? Mi sembra avevo regalato dei beni alla tesoreria apposta per farlo sbloccare a voi, forse non è stato sufficiente. Andiamo a vedere. Livello 2, mancano dei beni. Forse è il caso che ne regalo un po' di più di questi beni, ma intanto sblocchiamo. Livello 2. Blocchiamo anche il livello 3. A livello 3 è direttamente sbloccabile. Ok. Bloccati livelli 2 e 3 delle spedizioni. Ok, torniamo alle chat. Questa chat l'abbiamo vista. Andiamo alle altre. Le altre di Gilda. Giro di beni. Prendiamo subito questo giro di beni. Nessuno poteva essere riuscito a prenderlo prima? Ah, beh, oggi 16:54, non è tanto tempo fa. Impalcature, ecco finalmente l'arca di Liam. Mancano solo 3 punti, passo avanti a qualcuno. No, queste sono solo medaglie con 3 punti, non ha importanza. E allora lo chiudiamo questo arc. Tanto quando si chiude non c'è il doppio raccolto. E ecco arc. Che poi andrebbero prese le posizioni. A me sinceramente farebbe molto comodo un progetto di ARC, perché me ne è rimasto, me ne manca uno solo, ma comunque poi vediamo, anche a tutti voi fa comodo. Allora andiamo ancora alle chat di Gilda, vediamo se c'è qualcosa. Vediamo le chat normali, qui c'è Gerla che mi comunica che ha eliminato i giocatori inattivi, grazie Gerla. Fancy, sì, Sandro, seguo i tuoi dubbi, vedo che con le spiegazioni e i consigli sto crescendo, grazie Fancy. Ok, allora adesso prima di raccogliere, come al solito, vediamo se ci sono le missioni dell'evento. Vinci 6 battaglie o spendi punti, ottieni 270.000 materiali. Allora raccogliamo per prima cosa i materiali. Ecco, con queste due raccolti i materiali già li ho presi. Vinci 6 battaglie, forse possiamo andare direttamente nelle spedizioni. I campi non ci stanno questa settimana e andiamo nelle spedizioni. Vediamo qual è la situazione spedizioni. Siamo terzi, parecchi di voi hanno contribuito. Anonimo e Detizio sono fermi a 16 perché non erano sbloccati. Speriamo che adesso potranno andare avanti. Insomma, molti hanno giocato. C'è sempre qualcuno che non fa nemmeno i 2 livelli minimi, che si fanno soltanto con beni immateriali. Allora andiamo. Cominciamo le prime due, le negoziamo, come sapete ormai. Ecco fatto, vediamo, speriamo di prendere i punti. Invece abbiamo preso le monete, che è il meno interessante, il premio meno interessante. Prendiamo qui le monete, mettiamo le monete, poi materiali, e come vi ho detto, in 2 turni sono sicuro di aver vinto la negoziazione. Kit di autoaiuto. Negoziamo ancora. No, monete che valgono meno.
materiali. È soltanto un bene, ricerca nutrizionale. Ok, qui posso avere un'unità militare, soldato con esoscheletro, magari avrei preferito un carro armato, e qui combattiamo, facciamo la prima battaglia. Ok, l'abbiamo vinta senza problemi in automatico. Il premio è un progetto della Torre delle Reliquie. Qui vediamo piuttosto che abbiamo una reliquia, però non sta nella zona visibile, eccola qui. Quindi dobbiamo arrivare fino a ciao lei, anche lei sta combattendo insieme a me. E dobbiamo arrivare fino a qui per levare queste nuvole e prendere la reliquia. Dovremmo farcela, vediamo. Allora qui riprendiamo a negoziare, perché abbiamo soltanto tre oggetti, quindi possiamo farlo sicuramente, vincere sicuramente senza diamanti. E mettiamo nell'ordine almeno interessante, le monete sono quelle più disponibili che valgono meno, fino a poi materiali e poi beni. Ok, qui ho dovuto spendere 4 beni, sono stato sfortunato, vedete, monete non ce n'erano e materiale ce n'era uno solo. Ok, comunque sempre 4 beni, non è che siano tanti. Due tentativi. Qui negoziamo ancora e poi passiamo a fare tutte battaglie, perché servono quattro tipologie di beni e quindi potrebbero essere necessari diamanti, visto che i turni sono tre. Niente, oggi tutti i beni mi fanno consumare. Ok, e adesso andiamo avanti con le battaglie. Qui prendiamo monete. Allora, la missione che cosa? Quante battaglie ci chiedeva? 6, una l'abbiamo fatta. Qui abbiamo altri 4 tentativi. Eventualmente qualcuno possiamo comprarlo. E facciamo le battaglie. Questa è fatta. E qui vinciamo ancora unità militari. Carro armato, ottima. Qui attacchiamo. Andiamo, qui possiamo prendere anche diamanti, un campione. Vediamo questa reliquia che cos'era. Superconduttore, bene. Qui attacchiamo ancora. Mettiamo anche un campione, visto. I campioni hanno la particolarità dell'abilità cavalleria. Vedete, ottiene un bonus di attacco e difensivo quando è l'unica unità con l'abilità cavalleria. E quindi è bene che ce ne sia una sola, perché una sola è più potente che se ne mettono due. Poi c'è anche chiamata al dovere, anche questa è una sola volta, che fornisce un bonus di attacco e difesa a tutte le unità amiche quando viene uccisa. Disponibile una sola volta, quindi tanto vale metterne uno solo. Ok. Ancora due tentativi, bene, ci fa comodo per le battaglie. Quante ce ne mancano per la missione 2? Una l'abbiamo fatta. Monete, non stiamo andando molto bene come premi. Facciamo un'altra battaglia. Ah, ne ho messi due, vedete. Bastava metterne uno in realtà. Cannoni su rotaia, ok, e abbiamo vinto la missione. Andiamo avanti con le missioni, conservanti o superconduttore, il conservante è dell'era precedente, anche se sono pochi di più. Sconfiggi questo esercito e sconfiggiamolo, allora facciamo un'altra battaglia. Ok, e spendi 34 punti forza. Prima di andare avanti qui abbiamo ancora un tentativo, qualcuno possiamo comprarlo. Vediamo, pensiamo alle missioni. Allora, abbiamo detto 34 punti forge, 11 ne abbiamo qui, forse raccogliendo possiamo prenderne ancora qualcuno. Qui potrebbe essere un punto forge, questi qua sono punti forge. Basta, qui c'è un santuario della conoscenza ancora. Siamo arrivati a 21 e qualcuno, quanti ce ne abbiamo in inventario? Soltanto 45. Soltanto 45, però cerchiamo di fare queste missioni. Tra poco nella missione 15 prendiamo 250 palloni, ma comunque
aspettiamo, non prendiamo l'inventario, ne ho troppi pochi, e allora andiamo avanti, torniamo, no, a questo punto raccogliamo. Ho preso anche altri militari che mi servono per combattere. Mettiamo la produzione. Buongiorno, cos'altro abbiamo? Cioè, mi sfugge sempre qualcosa, qui gli elettromagneti, questo ci mancano i beni non rifiniti, però c'è ancora da raccogliere, se no non ci sarebbe questo segno, questo consente con 5 diamanti di raccogliere, che non ha senso. Ah, ecco questa arcologia. A posto, torniamo sulle spedizioni a questo punto, facciamo quest'ultimo tentativo e poi magari ne compriamo qualcun altro, adesso abbiamo un po' di militari perché abbiamo raccolto. Ok, acquistiamo qualche tentativo, i primi costano davvero poche medaglie, ecco, ho comprato tre tentativi. Vediamo se riusciamo a finire il primo livello. Abbiamo ancora qualche militare e acquistiamo un altro tentativo allora. Ok, gioca subito per il secondo livello, però ci fermiamo perché a parte che non abbiamo i tentativi, ma poi non abbiamo più neanche le truppe in realtà. A parte quelle della difesa che non voglio utilizzare, abbiamo soltanto 6 truppe, quindi ci fermiamo qui per quanto riguarda le spedizioni. Andiamo a vedere l'insediamento, qual è la situazione. Raccogliamo. Allora, se non sbaglio, eravamo arrivati verso la fine, qui sì, avevamo messo tutte le possibilità, avevamo sbloccato tutte le tecnologie e stavamo facendo l'ultima missione che ci chiedeva 2500 monete, le abbiamo raccolte e 10 unità di ciascun bene vichingo. Di un bene l'abbiamo prodotto già, avrei dovuto vedere con attenzione quale. Comunque nel dubbio mettiamo di nuovo 10 beni di ogni tipo che sono 8 ore e in questo modo fra 8 ore il gioco è finito, quindi anche c'è bisogno di mettere la produzione dei santuari perché abbiamo finito l'insediamento. Ci abbiamo messo molto tempo perché l'ho fatto molto lentamente, non mi collego spesso, lo faccio sempre un po' di corsa, però insomma è interessante finire l'insediamento, ci darà certo non i premi del tempo che è scaduto, però ci dà neanche il premio. Beh, il premio sì, è interessante perché non è il premio quello che ci interessa, che è l'aggiornamento dell'Yggdrasil, che è il migliore, questo qui, lo Yggdrasil quando arriva a livello alto è molto buono. All'ultimo livello, se non sbaglio, è il livello 10, lo Yggdrasil ci dà, ecco, un 3x3 ci dà il 30% di attacco per l'esercito di attacco, almeno nella mia era, ci dà 20 beni, 8 punti, insomma è davvero buono, però bisogna avere molti aggiornamenti e in frammezzati aggiornamenti con gli insediamenti si vincono questi emissari che a volte sono utili, a volte meno utili, comunque quello che vinciamo questa volta è anche interessante perché ci dà un punto forge, lo mettiamo nel municipio e ci dà un punto forge. Ok, quindi qui si tratta solo di raccogliere e terminare l'insediamento. Andiamo a vedere la taverna. Nella taverna, se non sbaglio, eravamo quasi arrivati a mettere l'altra sedia. Se ne ci servivano 11.000 monete, ecco, le abbiamo raggiunte e possiamo sbloccare la sedia aggiuntiva. Ok, adesso abbiamo 15 sedie, rimane soltanto la sedicesima e per sbloccare quella ci servono adesso 15.000 monete. Andiamo nell'antiquario, vediamo la situazione. Qui ho sbloccato un solo slot, raccogliamo.
6.080 monete e una gemma. Adesso ho sbloccato il secondo slot, quindi mancava poco. Per sbloccare il terzo devo scambiare 50 oggetti. E quindi cominciamo a scambiare qualcosa. Vediamo che cosa posso scambiare. Santuari, se ne ho tante, li scambio perché mi danno molte monete e gemme, però qui ne ho solo due, quindi tutto sommato me li tengo. Vediamo che cosa ho. Pozzi di desideri, ma per il momento teniamoli. Queste sono tutte cose interessanti. Ecco, il bazar non ci interessa. E poi queste sono tutte cose che possono essere utili. Chiosco di fabbricante di giocattoli. Ma questo è un set che non è molto conveniente. Tutto sommato, mettiamo questo qui. Mettiamo un giorno, 10.000 monete e da 4 a 9 gemme. Vediamo se in questo momento ho qualcosa qui. Ma qui chissà il ecco, l'interessante potrebbe essere il gong, ma non ho ancora le gemme. Poi mi sembra che un gong ce l'ho già in inventario. Ok, qui abbiamo fatto e che altro rimane da fare? Quasi niente. Per l'evento siamo fermi perché oggi il premio è il kit restringimento del covo dei furfanti, non ci interessa. I premi migliori sono se si decide di mettere l'edificio dell'evento, il kit dell'evento, e se no, la tesoreria olimpica, il colosso, le sentinelle, sia stata la piazza dei vincitori. Insomma, questo premio di oggi non ci interessa, quindi oggi non sprechiamo palloni. Qui c'era la missione giornaliera, ma insomma non abbiamo tempo di farla, selezioniamola comunque. Basta, sono rimasti questi 25 punti, raccogliamo qualche incidente lungo nella città, intorno alla città, e questi 25 punti li mettiamo su. Ma sono indeciso di andarli a mettere su Ark, perché io, vedete, con Ark ho rimediato tre progetti l'altro giorno e me ne rimane uno solo. Dov'è? Eccolo Ark. Quindi sarebbe importante per me ottenerlo. Adesso li metto, mi sa, i punti su Ark, nemmeno neanche ricordo chi era. Più Ark abbiamo, meglio è. Se metto Ark pure io, potete voi a vostra volta mettere i punti e prendere i progetti. E quindi penso che convenga, sia conveniente che lo. Ah, ecco, era Liam. Io ho 15 punti, no, qui si prendono 15 punti. I 15 con il bonus Ark sarebbero 30. Qui è facile che si inserisce qualcuno e quindi, ma 30 punti glieli mettiamo, anche se ne ho solo 25, 5 devo prenderli dall'inventario. Mettiamo 30 punti e speriamo di prendere il primo posto. Comunque il progetto, ah, il progetto sta solo nel primo posto, vedete, non sta anche nei successivi. Però ripeto, lo faccio con un pochino di egoismo, è vero, ma anche con un pochino di altruismo, perché se io riesco a mettere Ark, è un altro Ark in Gilda e quindi un'altra possibilità di mettere, di dare progetti, mentre invece se lo prende uno di voi che prende il primo progetto, ci sarà molto tempo prima che riesci a mettere Ark. Va bene, qui c'è un altro giro dei beni, lo prendiamo subito. Vedete il giro dei beni come funziona? Spesso alcuni giocatori non lo sanno. Sono due offerte reciproche, quindi prendendole tutte e due si annullano a vicenda. Il vantaggio è che a me non cambia niente se le prendo tutte e due, perché ne ho presa una e poi l'ho ridata indietro in sostanza. Ma anche Anonimo non cambia niente, cambia che ha scambiato 140 beni e quindi avrà sicuramente superato una missione, quindi si fa per le missioni dell'evento. Vedete, evento, evento. Ok, allora oggi è martedì, dopodomani iniziano i campi, probabilmente non farò un altro video prima dell'inizio dei campi. Mi raccomando, quando iniziano i campi, cercate di cominciare al più presto e dritti verso il centro, quindi non prendete i settori di nessuna importanza vicino alle spiagge, ma avvicinatevi il più rapidamente possibile verso il centro della mappa. Ok, per oggi abbiamo finito. Ciao a tutti, buon game, alla prossima.